Signore e signori, un ben ritrovato a tutti in questo simpatico mondo dei Pokémon, volevo dire. Allora, siamo qui in compagnia dei nostri amichetti amichevoli. Abbiamo solo un piccolissimo problema che non ho ancora capito se funziona così o meno. Comunque, fatto sta che noi abbiamo praticamente Pikachu, Bulbasaur e Pidgey. Pikachu soprattutto, che è a livello 20. Teoricamente, io con la medaglia che ci ha lasciato Brock, i Pokémon fino al livello 20 mi dovrebbero ascoltare, diciamo, nella lotta, no? E anche nell'eseguire le azioni fuori dalla lotta. Il problema è che non ne sono convinto. Quindi, adesso praticamente in questa puntata, che dobbiamo farci l'ultimo pezzo di grotta, andremo, come si sputtana Eva, stavo per dire, andremo a saltarci se possibile tutti gli incontri e andremo a rushare praticamente la strada fino alla palestra di Misty, che è la seconda palestra che dobbiamo fare. Perché altrimenti non abbiamo poi dei problemi con i Pokémon che non ci ascoltano. Allora, cosa abbiamo? Revitalizzante, ok, perfetto. Gli unici incontri che faremo, che se posso alcuni li eviterò, tranne tipo questo, sono quelli del Team Rocket. Cioè, cercherò di farli tutti tranne. Ah, che figo la R! Che genialata. Cercherò di scansarmeli tutti tranne quelli obbligatori, e poi andrò a recuperarmeli tipo quando non sto registrando, cose del genere. Dunque, Pidgey dovrebbe ancora ascoltarmi, quindi sperando che faccia un bel attacco d'ala e non gli fa un cazzo. No, minchia, grande Pidgey che evita l'attacco ipnosi. Vediamo un po'. Boh, secco. Perfetto, ottimo. Tu sei andato fuori dalle palle. Via, fuori, dai. Merda, livello 20. Prima o poi sapevo cosa succedeva. Ok. Sì, con questa spada va bene. Hai sconfitto. Allora sei forte, ma va. Levati dal cazzo. Adesso Pidgey vorrà evolversi, ma io lo blocco perché voglio che rimanga piccolo per adesso. Allora, Clefairy lo saltiamo, però la Pokéball mi la prendo. Pozione va benissimo. Ancora sti rompicoglioni. Ma perché Meo non parla? Posso ignorare? No, vabbè, dai, gli rompi i coglioni. Vabbè, non mi cagano di puttana Eva. Volevo scansarmelo. No, Clefairy, mi dispiace, ma ti abbandono stavolta. Fossi un Pokémon raro, dico anche, te scanso, ma non sei raro, quindi vabbè, per stavolta facciamo finta di niente. Allora, poi dunque, vediamo un po'. Ah, è tutto in sciallo qua. Ah no, qua ci sono i rompicoglioni. Ah, qua c'è una Pokéball. Revitalizzanti. Solo revitalizzanti si trovano qua. Sì, ciao, sono uno stronzo che non deve essere qua. Ecco, infatti. Dai, su. Zubat, dai, su che facciamo veloce. Dai che devo rushare fino alla palestra. Dai, 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 cazzo. Allora, dunque, attacco rapido perché intanto sono troppo come un volanti, non. Ciao. Troppo come un volanti, non serve a niente fare attacco d'ala. Ok, se non è che ho vinto soldi, ho aggiudicato.
Di qua c'è qualcosa, no? Di qua c'è il... c'è un tizio. What? Chi si muove? Ma chi... ma chi te se in culo? Ma cazzo non ne frega mai dei fossili? Ma ti brucio la famiglia! Dai Miguel, levati dei coglioni! Minchia volta! Volto, allora aspetta, cambia subito Pokémon, non so, mi fa secco Pidgey. Più il meno stronzo cos'è? Bulbasaur, Pikachu. Pikachu che c'ha il calcio rotante, giusto? Sostituisci, vai Pikachu, facci sognare. Tono Shock, ok, mi fa poco, poco niente. Non è molto efficace, ok? Brutto colpo, non so bene come. Però io ti inculo col doppio calcio, perché tu sei debole alla lotta. Brutto colpo. Ok. Come mi vado in altre energie, perfetto. Poi cosa tiri fuori dopo? Sì, ok, va bene. 78. Charmander al 14, va bene lui, va benissimo. Magnemite, vuoi cambiare Pokémon? Aspetta, Magnemite è un Pokémon di tipo acciaio anche, quindi proviamo a mettere Charmander, che dovrebbe aver imparato Braciere, se non mi ricordo male. Sì, ha Braciere, quindi dovrebbe essere super efficace contro il ferro acciaio. Ferro acciaio, che cazzo ha detto? Elettro acciaio. Sì, Magnemite, ti devi dare una calmata, eh. No, per uno! Taneva! Charmander arriva tra attacco, grande Charmander. Uno di fumo, ruggito e graffio. Graffio. Anche se ti fa male, anche se ti fai male, pazienza. Non è molto efficace, lo so, però lui è morto, eh? Per tenermi... vabbè che ne ha tanti di attacchi, però era per tenermeli da parte in caso mi servissero più avanti. Ma noi non volevo i fossili, non me ne frega un cazzo dei fossili. Oh, il domo fossile no, e l'altro è il Elix fossile, oddio non mi ricordo più chi dei due sono. Allora dunque Elix fossile che sia quello il granchietto. Il granchietto Manite, come cazzo è che è. E questo qui invece che sia come si chiama ancora? Dai, prendiamoci il domo fossile. Non mi ricordo chiamo quello con la conchiglia, non mi piaceva più di tanto, Omanite, preferivo l'altro. Ok, levati dal cazzo. Che è? Altro là, che cazzo è che rompi? Minchia, sti due rompipalle. Ma vaffanculo a te, Team Rocket. Sì, io sono James. Impressione di fossili, vabbè dai, lo sappiamo già qualche... distruggeremo il mondo, no, come che era? Proteggeremo il mondo dalla devastazione. Ma giocano assieme? Figli della merda! Ah! Lotta doppia, attenzione! Pidgey facciamo lottare con Raffica. E lo facciamo su Ekans e Pikachu gli facciamo fare doppio calcio, non so se è efficace, però su Koffing. Cazzo Pikachu, vabbè si sì, spiega già, non gli faccio un cazzo, non è molto efficace, attenzione. Ekans è mezzo morto, brutto colpo. Ah, così acido doppio. Che veleno gas, madonna che stronzi che siete però, eh.
Pidgey avvelenato, puttana. Anche Pikachu mi venisse un accidente. Ok, allora fermi tutti. Allora, dunque, attacco d'ala su di lui, che sono tranquillo, e Pikachu invece, visto che sei incazzato, tuono shock. Non sei incazzato, è solo, ho sbagliato solamente attacco. Ecco, infatti. Allora, uno è andato. Ok, tendevo 68, va bene. La squadra, un'azione. Allora, il Pikachu attualizza il veleno. Non ho letto che cazzo ha fatto, poi me lo rileggo nelle, riguardandomi il video. Facciamo attacco rapido, così non gli salta un turno di veleno. Però io, scusa un attimo, borsa, pozione revitalizzante e di difesa, no, non ho niente. Quindi niente, facciamo così, lotta, attacco rapido, vince Pikachu però su Pikachu, perché è più veloce Pikachu, mi sembra. E infatti. Ok, dovremmo aver vinto e Pidgey non dovrebbe soffrire, cioè soffre lo stesso di... Sì, ok. Abbiamo vinto, non è possibile, molto dio moccioso. Ho vinto un fracco di soldi, va bene, grazie. Il team rock riparte la velocità della luce, questa la sapevamo già. Porca puttana! Dai Zubat, tenerti dalle palle, che non sei manco shiny. Sì, facciamo dopo. Cosa vuoi, Pikachu? Che c'è? All'aria seccata. Sì, Tony. Grattati, così non rompi le palle. Bravo. Con un grattino. Bravo. Fuori delle palle. Ok. Qui dovremmo riuscire ad uscire adesso. Vediamo un po'. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Allora, c'è una Pokéball di qua. Ok, siamo usciti dalla grotta, quindi sì, ok. Trovo 5 Pokéball, ok. Dopo me la rifaccio con calma la grotta, ma non penso ci sia nient'altro da fare. Era abbastanza lineare come cosa. Pidgey. In mezzo alla vegetazione. Vacca Lampon, va bene, ho giudicato. Dai Pidgey, che andiamo a curarti, su. Da che parte si va qua? Ma qua c'è una Pokéball. Repellente, grazie per il repellente. Là c'è un'altra cosa. Da che parte si arriva? No, qua ci sono gli allenatori adesso. No. Si arriva facendo il giro dall'altra parte qua, ok, va bene. E se invece volessi andare di qua? Psyduck. No, porco il tuo! Dico niente. Ok. Oh, Sierestopoli. Centro Pokémon. È sotto di qua, sicuro. No, l'han girato. Cazzo vuoi, Pikachu? Lancia, aspetta, 5 ci lancia 50. Cosa vuoi? Pikachu felice, va bene. Cosa vuole? Pidgey?
Esplicati. PC è impressionato dalla vista della fontana. Ok. Prima ti vado a curare, Pidgey, poi ne parliamo. Sì, mettimi in sesto, Pidgey, che è quello che mi sta più simpatico. No, non è vero. Ok, poi sono in perfetta forma, ho giudicato. Torna quando vuoi. Sarà fatto, non ti preoccupare. Ok, dove cazzo è la palestra? Eccola qua. Signori, siamo arrivati in città, ce la siamo cavata. La sirena mi schiaccia. Adesso vado a prendermi la medaglia e ci vediamo nel prossimo episodio con la lotta nella palestra. Per il momento, signori, un saluto a tutti, alla prossima, e ci nascondiamo dietro al Pokémarket, così la gente non ci vede. No, scherzavo. Sfonderemo la porta della palestra a suono di tuono shock. Pikachu è ancora a livello 20, quindi riusciamo a tenerlo a bada per adesso. Comunque, per il momento, signori, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!